Il nostro viaggio in Molise torna a Larino in tempo di pandemia per seguire insieme a voi le celebrazioni dedicate a San Pardo, vescovo e martire, patrono della città di Larino e di tutta la diocesi, insieme a San Basso. Come sappiamo, le prescrizioni dovute all'emergenza sanitaria non hanno permesso di poter organizzare la lunga processione immensa, davvero particolare, con oltre 120 carri trainati dagli animali. Resta però il cuore di tutto, la fede, la forte devozione, l'affidamento dell'intera comunità con le varie celebrazioni eucaristiche, la novena, le preghiere, l'affidamento a San Pardo partendo proprio dalla deposizione di un fiore di carta realizzato interamente a mano. E questo ci ricorda anche migliaia e migliaia di fiori che abbelliscono i carri. Con questo auspicio, con la speranza di poter presto tornare a condividere il lungo corteo, la carrese di San Pardo, vi invito a seguire la nostra trasmissione. Restate con noi. Pino Buchetti, sindaco di Larino, un'emozione sempre forte in occasione della festa di San Pardo. È vero, in tempo di pandemia, con tanti momenti che mancano, però sono forti nel cuore sperando di poterli ritrovare presto. Sì, questo è l'auspicio. Oggi c'è tantissima gente, anche se ci sono le regole da rispettare, però è forte la devozione da parte della nostra comunità verso il Santo Patrono, quindi ci auguriamo che il prossimo anno potremmo festeggiare la nostra festa come è stato fatto per tanti anni. Quindi io mi auguro che il prossimo anno non c'è più il problema Covid e finalmente i larinesi potranno esprimere i loro sentimenti, la loro devozione nei confronti del loro santo. Ricordiamolo sempre, San Pardo è la festa di tutti i larinesi, quindi anche un forte messaggio di unità che si può rinnovare in questo momento. Certo, questa la nostra festa si caratterizza per coinvolgere quasi tutte le famiglie, perché tutte le famiglie hanno un carro di riferimento e quindi questo significa creare unità nella comunità e questo ci dà una grossa forza per vivere anche il quotidiano. Siamo con Don Claudio Cianfaglioni, parroco della comunità pastorale di Larino, San Pardo in tempo di pandemia. Un profondo legame di tutta la comunità, San Pardo peraltro patrono anche della nostra diocesi, un momento significativo che non vede la sfilata di tanti carri, ma un profondo legame di cuore e di fede. Sì, è il secondo anno che viviamo in questa situazione, non c'è la sfilata esterna, ma sicuramente c'è una sfilata di cuori continua, ecco, non solo oggi, ieri sera alla vigilia, ma in tutta la novena ho visto questa sfilata di persone davanti a San Pardo. Ma quello che ci tengo a dire è che quando San Pardo è nella nostra sacrestia c'è ogni giorno una piccola, sommessa, ma non meno importante processione di persone che vengono a trovarlo. Ecco, tutto questo mi dice il cuore di questa gente. Siccome il Signore guarda il cuore più che alle manifestazioni esterne, sicuramente il Signore e San Pardo sono contenti anche quest'anno di come stiamo cercando di onorarlo. Bello vedere tanti fiori proprio ai piedi, le reliquie del busto di San Pardo. Ogni fiore rappresenta un carro, una famiglia di Larino. Sì, durante la novena tutti i carrieri hanno desiderato compiere questo gesto, che è un gesto ormai tradizionale, portare ciascun carro un fiore, come a dire noi ci siamo qui ai tuoi piedi, continua a guardarci, continua a guardare la tua Larino per la quale il Signore ti ha eletto come patrono. Personalmente, come vivi questo momento, anche perché stai aspettando questa sfilata, questo corteo dei carri, speriamo l'anno prossimo?
Sì, è un'emozione che si tramanda e che si rimanda per il momento. Devo dire che i larinesi sono stati bravissimi a trasmettermi l'emozione di ciò che è. E mi dicono sempre, figurati quello che sarà dopo. Ecco, allora io mi aspetto questo dopo come una promessa di compimento e di ulteriore promessa in avanti. Personalmente lo posso garantire. Sì, ecco, so che tu l'hai vissuta varie volte, spero che prima o poi capiti anche a me questa gioia. Viva San Pardo! Viva San Pardo, sempre! Giuseppe Mammarella, responsabile dell'archivio storico e della biblioteca della diocesi di Termoli Larino. Di anno in anno si rinnova questa festa così bella e sentita, purtroppo in tempo di pandemia, senza la caratteristica e immensa sfilata di oltre 120 carri. Ma condividere oggi San Pardo, ricordiamo sempre qualche cenno storico, no? Per accompagnare anche questa giornata. Ecco, innanzitutto vorrei ribadire ancora qualcosa riguardo della figura storica di San Pardo, perché c'è ancora tanta confusione. Allora, di San Pardo noi abbiamo due biografie, una redatta da un autore anonimo nel X secolo e l'altra da un levita della chiesa di Larino, della diocesi di Larino, di nome Radoino, sul finire del XII agli inizi del XIII secolo. Queste due biografie ci offrono notizie non esaurienti, insomma, quindi dobbiamo accontentarci di sapere che San Pardo era un vescovo di una diocesi del Peloponneso perseguitato dai suoi diocesani, diciamo, dai fedeli che lui chiaramente presso cui doveva svolgere il ministero episcopale, si venne a Roma e dal Papa fu invitato a ritirarsi in vita eremitica nei pressi di Lucera, dove morì. Poi queste due biografie sono chiaramente, ci offrono tante e tante notizie, però sono notizie fantasiose, motivo per cui non possiamo chiaramente attenerci a quello che dicono questi due autori. Abbiamo un elemento certo però, che un vescovo dauno di nome Pardo fu vescovo di Salpi, una diocesi posta tra, oggi non più esistente, ma posta tra Manfredonia e Trinitapoli. Questo vescovo di nome Pardo partecipò nel 314 al concilio di Arles e quindi con ogni probabilità questo vescovo di nome Pardo che partecipò al concilio di Arles, una cittadina della Francia indetto dall'imperatore Costantino, è il patrono di Larino e diocesi, dovrebbero essere la stessa persona. Personalmente, cosa significa, no, condividere queste giornate in mancanza di questi carri che però fanno parte dell'identità di tutti i larinesi, tutta la comunità, aspettando di poter riprendere questa tradizione così importante? Eh sì, questa è una mancanza, questo è il secondo anno che non abbiamo la possibilità di svolgere questa festa, da considerare poi che il 2019 è stato un anno piovoso come non si ricordava mai, quindi diciamo che sono tre anni che non riusciamo a svolgere la festa di San Pardo, che per tutti i larinesi
e non solo, insomma, rappresenta un qualcosa di davvero straordinario, insomma. La campana della cattedrale a festa, come far battere più forte il cuore in questa giornata? Senza dubbio, il suono della campana in questi giorni dedicati a San Bardo è un suono davvero particolare. Io lo noto il suono chiaramente della campana durante il periodo invernale, noto il suono della campana durante il periodo estivo, però il suono della campana durante il mese di maggio emette veramente dei rintocchi davvero particolari. L'emozione? E senza dubbio, l'emozione.